La diffusione del verde urbano è un diritto dei cittadini e un modo per garantire alle fasce più fragili, in particolare gli anziani, la vivibilità degli spazi verdi pubblici. In quest'ottica oggi l'amministrazione comunale di Chieti ha eseguito la messa a dimora di due piante donate dai carabinieri della Forestale in un'aiuola di via Miterno a Chieti Scalo, una via lungo la quale sorgono due scuole e dove si ritrovano molti anziani del quartiere. Siamo tutti pedoni, l'iniziativa di CGL CISL e UIL nazionale che oggi anche Chieti vuole condividere. I sindacati chi parla? Sì, abbiamo aderito come comune di Chieti a questa iniziativa nazionale, siamo tutti pedoni, alberi che camminano, e l'iniziativa di questa mattina ci sarà in altre 26 città italiane. Il nostro intento, ecco, come sindacati dei pensionati di CGL, CISL e UIL, è quello di porre l'attenzione alla riqualificazione delle nostre città e quindi di ricreare anche spazi di aggregazione che dopo la pandemia si sono resi sempre più necessari. Incentivare gli spazi verdi è anche un modo per stare vicino alle persone più fragili, per garantire loro una maggiore vivibilità delle città? Sicuramente sì, e questo è uno degli obiettivi. Cioè, attraverso questa iniziativa si vuole appunto mettere in evidenza questa necessità che riguarda gran parte della cittadinanza che ha raggiunto una certa età, insomma. Il tasso di inabilità percentualmente ormai riguarda oltre il 20% dei cittadini, e quindi occorre che questi abbiano respiro, abbiano spazio per riappropriarsi degli spazi soprattutto. Questo avviene attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche e attraverso il rilancio di questi spazi dove il cittadino inabile può in un certo senso, ecco, spaziare, camminare e respirare all'aria pura. Le piante, tutte geolocalizzate e quindi tracciabili in caso di furto, sono un leccio e un frassino che ora cresceranno per dare nuova ossigeno al polmone della città.